Flavio Briatore, lei è dentro. Buonasera. Allora, io, attenzione, colpi di scena continui. No, a posto. Allora, ma qual è questa storia dei filippini? Perché ci abbiamo tutto... No, ma non l'ho capita neanche io. L'ho sentita, ma non... Che hanno questi filippini che non vanno, insomma? I filippini sono perfetti. Vabbè, sono bassi, però. Vabbè, ma non è colpa loro. No, niente contro i filippini, onestamente. Credo che ci sia stato un problema con un tavolo qualche mese fa. Qualcuno si era ubriacato e... avevamo detto che un certo tipo di... quei gruppi lì non li facciamo più entrare, tutto lì. Cioè un gruppo di filippini, sì, particolare, certo, non certo. Tutti no, i filippini, no. Proprio quelli che si ubriacano. Quelli che si ubriacano. Che si vedono, appena arrivano uno li conosce e non, subito. E non sopportano. Questo è un filippino che si ubriaca. No, ma li conoscono, alla porta li conoscono. Alla porta sono bravi. Allora, Trump. Perché a me queste cose ricordano tanto un po' Trump, no? Vorrei che lei ci avesse... uno sfrigolio di entrare sulla scena politica un po' come Trump, insomma, no? Perché magari qualcuno si indigna su questa storia dei filippini, qualcun altro mi dice no, ma guarda questo, insomma, è uno che dice le cose con chiarezza. Quindi un po' come fa Trump negli Stati Uniti, con i messicani. Trump vuol fare i muri con i messicani. Io credo, io sono convinto, io conosco Donald da 20 anni, 20, 22 anni, per cui... E all'atto finale è stato lui a sceglierlo per lo show, sì, 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 televisivo, no? E la finale dello show era comunque nel suo ufficio a New York. Sicuramente ha fatto una strada molto difficile, perché non è che ha buttato giù dei birilli semplici. Per arrivare alla nomination, Trump ha battuto dei grandi birilli, i Bush. C'è gente che ha una forza economica e politica enorme. Vuol dire che l'America, c'è una parte di americani che non supportano più la classe politica e vogliono vedere un contender alle presidenziali che parla come loro. Perché siccome noi in Italia siamo perlomeno 5 puntate avanti, no, rispetto agli americani, vuol dire che lei... potrebbe un po' approfittare di questa situazione qui, no? Io sono convinto che non so come finirà, chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, però Donald dovrebbe essere molto contento di quello, dell'entusiasmo che si è creato attorno a lui anche, no? Perché noi qui non ci rendiamo conto, qui parliamo di Trump come se, specialmente all'inizio, no? Ricco, un po' sfigato, capelli, lo prendevano anche in giro per i capelli, per cui invece Trump ha dimostrato di avere il consenso della gente normale, di chi, perché l'America non è New York, non è Los Angeles, non è Washington e non è Boston. L'America è Dallas, è Fort Worth, è New Mexico ed è gente che capisce molto bene Trump, perché Trump è un imprenditore, ha fatto molto bene e molto male, Trump è fallito. Trump per 3 volte è stato in Chapter 11, cioè vuol dire che prima di fallire ti fanno un frozen dei debitori, poi cerchi di recuperare, per cui è uno normale, ha fatto bene, ha fatto male, ha avuto situazioni buone, situazioni cattive. E la gente si identifica molto di più di un personaggio così che non una Hillary Clinton che ha fatto la politica e questo lavoro qui da tutta la vita, per cui credo che sia, la gente si identifica molto di più in Donald. Allora, due cose, poi dopo continuiamo a discutere. Una è quella che sicuramente fa impressione, no? Questo attacco ai giovani che in Italia non hanno tutta questa voglia di lavorare. Perché? Cioè, in fondo siamo un paese con una grandissima disoccupazione giovanile. Vedo tanti ragazzi che scappano anche all'estero pur di far qualcosa. Da che ricava lei questa sensazione che non hanno voglia di lavorare? Io sono stato al sud, la polemica è nata, credo... Quindi quelli del sud? No, io ho detto il sud, c'era una situazione... O c'erano gruppi del sud, tipo gli ubriachi filippini? Non ci sono gruppi. Al sud ogni anno sono 100.000 ragazzi che cercano lavoro, che vanno, cercano di venire nell'Italia del nord pensando che ci siano più possibilità. Germania,
Inghilterra e Spagna. Cioè, noi abbiamo l'84% dei giovani laureati che cercano lavoro non al sud perché non c'è lavoro, cercano di... E sono da ammirare perché sono ragazzi che prendono e vanno in paese straniero, imparano le lingue, perché quando non tutti sono perfetti, sia in inglese o francese o spagnolo, per cui si buttano. Io dicevo, il 14-15% che rimane è il 14-15% di gente che vuol rimanere lì, non ha voglia di studiare, non ha voglia di lavorare, e questo 15%, parlavo di ragazzi che non hanno voglia, che ragazzi che non cercano neanche lavoro, anche pensano che non ci sia lavoro. È un po' come il discorso... Ma la cosa grave è questa, che i ragazzi che vanno all'estero, uh-huh, trovano lavoro, poi non tornano più al sud, rimangono dove sono, per cui si impoverisce la classe giovanile del sud. I ragazzi che lavorano da noi a Dubai... Ah certo, ormai... questa è una storia che al sud avviene da parecchi anni, dal dopoguerra. Sicuro. Cioè tutti quelli che sono andati via sono tutti migliori, no? Sicuro, non è che sicuro. Sono quelli che sapevano un mestiere, sapevano fare qualcosa. I ragazzi non tornano più. Ci sono delle strutture. Noi stiamo aprendo un locale a Otranto, abbiamo fatto il casting e tutti i ragazzi che abbiamo cercato di avere con noi sono ragazzi che dicono no, noi preferiamo rimanere dove siamo, Dubai, in Germania, in Svizzera, perché non possiamo ritornare in Puglia solo per 2 mesi all'anno, 3 mesi all'anno, perché non ci sono le strutture che supportano il lavoro per 12 mesi all'anno. Vorrei farle un'obiezione, poi le faccio sentire una cosa e facciamo un commento su quella. L'obiezione, io so, credo di sapere che lei... tutta questa adesione, cioè, a questo mondo dei ricchi che viene, che spende tutti questi soldi, cioè lei personalmente, è una domanda, e tanto vale, dice lei, che riprendo io quei soldi perché se no li prenderebbe qualcun altro. Quindi io sono un imprenditore, so che quella domanda c'è. Però per esempio Dubai, no? Dubai ha avuto grandi problemi, diciamo, quest'anno, e negli Emirati in generale hanno dovuto vendere delle partecipazioni che loro avevano all'estero perché altrimenti non riuscivano a reggere lo stato sociale, quello che hanno, perché c'è la crisi del petrolio, no? Allora noi sappiamo che c'è questo montante, come dire, fondamentalismo islamista, no, nel mondo. Allora questi qui che vengono e spendono questi soldi in champagne, d'accordo, per lei sono una buona risorsa. Ma quelli che sono intorno a loro e da dove loro derivano la loro ricchezza, come la vedono questa cosa? A parte che già il fatto che bevono, insomma, la vedono un po' male. Poi che spendono tutti questi soldi. Persone che guadagnano pochi dollari per sopravvivere. Gente che in questo momento viene licenziata. Questa contraddizione lei la sente oppure dice, vabbè, cioè, andiamo avanti, poi vediamo che succede. Perché lì c'è qualcosa che può esplodere, eh? Sì, sicuramente. Cioè, non voglio Dubai... fare il catastrofista, ma prima o poi lei si potrebbe trovare in Kenya o nel suo billionaire di Dubai di fronte alle persone che entrano e dicono: ehi caro, adesso chiediamo conto di tutto quello che ci è stato tolto, o no? A Dubai prima di tutto non vive di petrolio perché... Non direttamente. È una grande operazione... L'area che c'è intorno. Immobiliare. Cioè... Dubai abbiamo circa 30 milioni di turisti all'anno. Parliamo turisti europei, americani. C'è una compagnia aerea che si chiama Emirates che ha sviluppato il territorio e il 70% della clientela nostra, europea, russa, italiani, per cui non abbiamo la clientela di Dubai, la clientela locale è 14-15% sulla totalità. Non dimentichiamo che Dubai ha una stagione molto lunga da settembre a maggio, poi fa molto caldo, poi c'è il Ramadan, per cui noi non abbiamo sentito questo problema. Il problema che sentiamo è questo, che a Dubai ormai ci sono circa 60 brand, per cui se sei bravo resisti, proprio per la crisi dei paesi attorno a Dubai. Parliamo, certo, di Abu Dhabi, parliamo del Qatar, parliamo dell'Oman. E se non sei bravo? E se non sei bravo, sei chiudi. Fuori, diciamo. Adesso sei fuori. Adesso ci sono ristoranti e discoteche che stanno chiudendo, cosa che non era mai successa. Lei questa paura comunque non la sente, no? No, perché siamo... Non si preoccupa di questo futuro? No, io non mi preoccupo perché dovremmo recuperare l'investimento.